Aggressioni è un tema complesso ed articolato ed è un tema che dunque deve essere affrontato risolvendo tutta una serie di criticità. Ne penso soltanto ad alcune: le lungaggini delle liste d'attesa, le carenze di personale, che nella maggior parte dei casi sono proprio tutti i motivi dei disservizi all'interno delle nostre strutture, dei turni massacranti degli operatori. Almeno una volta ha subito un'aggressione fisica o verbale, vale a dire quasi 7 medici su 10. Le criticità principali, lo abbiamo visto, sono nella psichiatria e nei servizi di pronto soccorso, ma il dato che più è balzato agli occhi è che queste aggressioni, questi episodi di violenza si verificano in modo particolare nelle regioni del Mezzogiorno, vale a dire in tutte quelle regioni dove le diseguaglianze sono più evidenti. La mia prima proposta di legge è stata proprio quella sulla sicurezza degli operatori sanitari. Ho presentato questa proposta declinandola però come la necessità del riconoscimento della qualifica, dello status di pubblico ufficiale. Per il nostro paese, dobbiamo preservarlo e dobbiamo tutelarlo, ma questo programma è già scritto nel meraviglioso articolo 32 della Costituzione. Questa deve essere la nostra bussola e questa deve essere la nostra strada. Grazie.